Eccoci qua, buongiorno a tutti e benvenuti alla finale del Premio Nazionale per l'Innovazione 2020. Io sono Edoardo D'Elia e vi accompagnerò lungo tutta la giornata fino alla premiazione finale. Il percorso del PNI è stato lungo, le start-up sono partite dalle start-up regionali, poi sono diventate 65 che hanno avuto accesso alla semifinale di lunedì scorso, 30 novembre. Di quelle 65 ne sono state selezionate 16 che vedremo oggi. E quindi assisteremo finalmente oggi alla Pitch Competition finale che decreterà i vincitori di questa 18ª edizione del PNI, Premio Nazionale per l'Innovazione. In palio ci sono 25.000 euro per ogni categoria, per ognuna delle quattro categorie, la Coppa dei Campioni per il vincitore assoluto e numerosi premi speciali che poi scopriremo durante la giornata. Oggi siamo anche in diretta su ansa.it e sui canali Facebook e YouTube dell'Università di Bologna. Quindi un saluto a chi ci sta seguendo e potrete vedere in streaming in diretta durante la giornata la pitch session, giusto per dare un altro po' di pressione alle startup. È una giornata molto ricca, vogliamo ovviamente sapere chi vincerà, vogliamo vedere questa pitch competition e tutti avete, credo, accesso al programma, quindi non c'è bisogno di perdere altro tempo. Prima di iniziare con la pitch competition, partiamo però subito con i saluti e inaugurali. Partiamo dal magnifico rettore dell'Università di Bologna, Francesco Bertini, che invito subito a comparire con me sul palco virtuale. L'Università di Bologna quest'anno ospita la 18ª edizione del PNI e il rettore, che in questo momento dovrebbe comparire con me, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io le lascio subito quindi la parola per un saluto inaugurale, per dare il via ai lavori di questa giornata e ricompaio fra un po'. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Io innanzitutto vorrei ringraziare l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari, il nostro incubatore Alma Cube. Tutti i partner di questo evento per aver scelto Bologna come università che ha collaborato all'organizzazione di questa iniziativa. E lo considero anche, diciamo, un segno di attenzione per il grande lavoro fatto negli ultimi anni sui temi dell'innovazione e dell'imprenditorialità. E in questo brevissimo saluto volevo fare una semplice considerazione sull'importanza della ricerca e l'innovazione in generale, ma soprattutto in questo momento particolare e quindi di eventi come quello di oggi. La fase storica che stiamo vivendo è caratterizzata da un cambiamento spinto dal progresso tecnologico estremamente rapido, che non è solo un cambiamento, una rivoluzione di tipo industriale, ma è una trasformazione della società. Un cambiamento estremamente rapido. Dall'altra parte, oggi abbiamo tutti piena consapevolezza di come il modello di sviluppo basato su un'economia lineare non ci garantisce un futuro, non garantisce un futuro ai nostri figli e quindi, diciamo, la trasformazione spinta dal progresso tecnologico insieme ai temi, diciamo, di una transizione verso un mondo sostenibile, richiedono uno sforzo straordinario più che in altre fasi storiche di investimento su ricerca e innovazione. Se questo lo leggiamo contestualizzato all'oggi e quindi all'emergenza sanitaria che si è trasformata anche in un'emergenza economica, tutto questo acquista ancora più significato. La ripresa, la ripartenza da un'emergenza
può trovare l'unica risposta nell'investimento in ricerca e innovazione. Qui le università, gli incubatori universitari, l'imprenditorialità che si sviluppa all'interno dei centri di ricerca, delle università, quella accademica, quella legata alla componente studentesca, sono degli asset strategici per un paese. E quindi, diciamo, ritengo che tutte le iniziative, in particolare questa, che diciamo rappresenta un punto di riferimento in Italia, a cui hanno dal mio punto di vista un valore molto importante. E un commento finale sul tema di quest'anno, che si rivolge, pone l'attenzione sulla necessità di riconvertirsi e sfruttare positivamente le situazioni di crisi. Credo che anche questo rafforzi il messaggio che ho passato prima, ovvero la necessità nei momenti di crisi di rimettere in discussione delle certezze, di ripensarsi, di anticipare il futuro e sfruttare le difficoltà per ripartire più forti di prima. Io spero, anzi sono sicuro, che tutti i progetti che hanno partecipato, i 65 progetti che sono stati presentati e soprattutto i finalisti hanno interpretato e interpreteranno al meglio questo messaggio. Quindi io ringrazio tutti quelli che sono collegati e soprattutto i miei complimenti a tutti quelli che hanno partecipato. Dal mio punto di vista, tutti e 65 hanno vinto. Grazie. Grazie mille al Rettore dell'Università di Bologna, Francesco Bertini. E, noi andiamo avanti con il prossimo saluto. Io ricordo che questa edizione del PNI è ospitata a Bologna. Noi siamo ovviamente ognuno nella sua postazione, però siamo fisicamente a Bologna. Quest'anno doveva essere a Bologna, chiaramente, per evidenti motivi è online. Quindi io a questo punto chiamo sul palco, a comparire sul palco, il presidente Alessandro Grandi, presidente dell'associazione PNI Cube e presidente di Alma Cube, incubatore di Ateneo dell'Università di Bologna e Confindustria Emilia Centro. Presidente, buongiorno. Buongiorno, si vede ancora il microfono muto, se si smuta, come si dice. Eccomi qua. Buongiorno, ci rivediamo dopo il 30, siamo alla finale, io a questo punto le lascio la parola per un saluto iniziale, per inaugurare i lavori e ricompaio, come sa, fra poco, ricompaio su questo palco. A fra poco. Grazie Edoardo e benvenuti a tutti coloro che da remoto e dalle varie sedi partecipano a questo evento. Questo vuole essere ovviamente un saluto, non è che si diranno delle cose particolarmente pregnanti, però io voglio partire da un'osservazione. Spesso si dice che, parafrasando un paio di film, il titolo di un paio di film recenti, che l'Italia non è un paese per start-up, in particolare non è un paese per start-up innovative. Ci sono tante ragioni che, diciamo, giustificano questa presunzione, diciamo, ma io credo che il PNI 2020 contribuisca a confutare, quantomeno in parte, questa affermazione un po' apolitica. O quantomeno induce a elementi di ottimismo. Il magnifico Rettore poco fa ha citato i 65 progetti di imprese e start-up che hanno avuto accesso alla fase finale. Il Premio Nazionale per l'Innovazione è la fase finale di un lungo percorso che nasce, che parte in primavera con le start-up regionali, a cui partecipano diversi centinaia di progetti di impresa di matrice universitaria dagli istituti pubblici di ricerca, e che poi progressivamente, attraverso un processo di sviluppo dei progetti di impresa in business plan e di selezione, approda appunto alle 65 finaliste e oggi alle 16 super finaliste. 65 è il picco, diciamo così, di
di partecipanti al PNI degli ultimi, di tutta la storia del PNI. E quindi c'è una risposta quantitativa importante, ma sappiamo che la quantità senza la qualità serve a poco, e parlando con i colleghi delle start up regionali, con i giurati e guardando i progetti di impresa, devo dire che il 2020 è stato un anno di picco, diciamo, dal punto di vista della quantità dei progetti di impresa, ma anche di crescita forte della qualità di questi progetti. Quindi in un anno che chiamare difficile è veramente un eufemismo, il sistema dell'innovazione di matrice accademica e della ricerca è stato capace di una risposta veramente molto, molto importante. Tra l'altro 26 sui 65 progetti riguardano le life sciences, quindi hanno un collegamento con aspetti che oggi sono ovviamente di particolare rilievo. Quindi questo è un elemento di positivo che va riconosciuto, proprio perché sono questi progetti, sono le nuove imprese, come sottolineava il magnifico rettore poco fa, che sono fra i principali agenti del cambiamento del nostro sistema industriale e della società, anche per molti aspetti. E tra l'altro i progetti che partecipano al Premio Nazionale dell'Innovazione hanno una caratteristica peculiare rispetto a tante altre start-up, che hanno uno spessore tecnico-scientifico particolarmente significativo. Quindi in ragione della loro origine, sono i risultati della ricerca fatta dal sistema della ricerca di base del paese. E quindi hanno un potenziale in termini di cambiamento e quindi di rinnovo anche della base industriale particolarmente significativo. E quindi sono particolarmente importanti in questa fase che dovrà essere una fase di transizione, di cambiamento, non torneremo agli assetti precedenti. Il secondo aspetto positivo, poi dopo vado rapidamente a chiudere, è la risposta che abbiamo avuto dalle imprese e dalle istituzioni. Quest'anno anche approfittando, perché dobbiamo anche cercare di trovare gli aspetti positivi della necessità di essere online, abbiamo creato una sessione di business matching, dove abbiamo cercato di favorire l'incontro diretto e il più anticipato possibile fra imprese già consolidate, potenziali investitori e le start-up. La risposta da parte delle corporate è stata sorprendente. Un numero veramente significativo di corporate hanno partecipato a queste sessioni di business matching, si sono entrati in contatto con le start-up e i frutti si vedranno nel prossimo futuro. Anche le istituzioni hanno dato una risposta veramente importante, anche in termini di partecipazione a questo evento. Ecco, qui fra poco avremo il presidente Bonaccini, avremo il sottosegretario Manzella, il presidente Veronesi. La presenza, il supporto che danno al PNI significa che c'è veramente una centralità, il riconoscimento di una centralità delle nuove imprese innovative nell'agenda di queste istituzioni. La giornata, come accennava Edoardo, è molto intensa, quindi adesso io vado veramente a chiudere. Voglio però ricordare due cose. Oggi è il 2020, siamo nuovamente a Bologna, seppure in modo virtuale, ed è un ritorno dopo diversi anni, un ritorno dopo il 2003, che è stato l'anno in cui c'è stata la prima edizione del Premio Nazionale di Innovazione, che è stata proprio qui a Bologna, e ancora prima, nel 2000, c'è stata la prima, qui a Bologna, la prima start-up in assoluto, in Italia. Grazie alle idee che guardavano molto avanti del professor Gianni Lorenzoni e alla capacità realizzativa di altri due colleghi, Massimo Bergami e Maurizio Sobrero. Massimo Bergami è anche un relatore del panel. Mi piaceva ricordare questo fatto, perché è veramente un ritorno molto importante questo per qui a Bologna. L'altra cosa è, fine, Edoardo mi sta sgridando, giustamente, mi associo ai complimenti all'in bocca al lupo del magnifico rettore a tutte le start-up che qui hanno
partecipato, anche a quelle che non sono arrivate alla finale delle 65 e poi ovviamente soprattutto alle super finaliste. Edoardo, a te. Grazie mille Presidente, la ringrazio anche per i tempi e mi scuso sempre per questo onere che ho di fare da cronometro e comparire alla fine di ogni intervento. E vi do una panoramica, visto che tutti avete, intanto possiamo congedare il Presidente che può scomparire, eccoci. Vi do una panoramica della giornata, molto velocemente. Adesso ci saranno ancora appunto i saluti che ha già introdotto il Presidente Grandi, del Presidente Bonaccini, Presidente Veronesi e Sottosegretario Manzella. Poi ci sarà la pitch competition, quindi alle, diciamo, insomma, intorno alle 10:30 dovrebbe partire la pitch competition. Adesso però, visto che il mio è un ruolo da cronometro, voglio invitare a connettersi, a comparire su questo palco, il moderatore d'eccezione che abbiamo oggi per la finale del PNI 2020. Riccardo Luna, buongiorno. Buongiorno, ciao Edoardo. Veramente fai molto più che il cronometro, come sai, no? Sei il vero conduttore di questa cosa. Ti stavo seguendo, ti ho seguito questi giorni, ti faccio i complimenti, bravissimo. Io questi però quindi, me li segno veramente. Te li puoi segnare, sei stato veramente bravissimo, al tempo, quindi non perdiamo tempo, sennò poi l'Edoardo cronometro ci rimprovera. Abbiamo esatto. Adesso tre interventi molto importanti che ha già introdotto il Presidente, tra l'altro, che sono tre interventi sull'argomento, anche innovazione startup da parte delle istituzioni. Poi a me mi ritrovate alla fine per un panel con alcuni degli attori più importanti di innovazione in Italia per fare un bilancio di quello che è stato l'anno, commentare ovviamente quelle che sarà stata la pitch competition e cercare di capire che anno è stato per le startup e cosa ci possiamo attendere dal 2021. Adesso Edoardo, io ti congedo, dovrebbe essere pronto il Presidente, giusto? Non vedo segnali della regia. A dopo. Allora, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e io poi ritorno dopo per introdurre il prossimo intervento. Buongiorno Presidente. Buongiorno, quanti minuti ho? Quanti ne vuoi? Sei il padrone di casa? No. Io vedo a scaletta ne hai 7 addirittura, ma perfetto. Se ne fai 5 o 8, non... il cronometro non vada. Non mi piace abusare del tempo, si possono dire tante buone cose in pochi minuti. Intanto buongiorno, grazie. Buongiorno. Provo a collocare i tre assi principali per cui come Regione Emilia-Romagna sosteniamo, ma crediamo molto in una politica che sull'innovazione e la ricerca spinga molto. Primo punto, io nel programma della campagna elettorale ho indicato la società della conoscenza come primo pilastro su cui ruota tutto il futuro della crescita sostenibile dell'Emilia-Romagna. Tenete conto che succederà tra pochi giorni una cosa unica in Italia, cioè noi firmeremo il patto per il lavoro e per il clima. Ovviamente perché il tema della sostenibilità è centrale nelle politiche che dobbiamo fare per salvare il bene più prezioso che abbiamo, che è il pianeta, e lo firmeremo con tutte le parti sociali dell'Emilia-Romagna. Addirittura quest'anno potrebbero aggregarsi per la prima volta anche alcune associazioni ambientaliste. Vogliamo mettere insieme in particolare il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa e il mondo della ricerca, e quindi le università, che peraltro con i quattro magnifici rettori sono tutte e quattro protagoniste in questa regione del patto, e quel patto fisserà le strategie che l'Emilia-Romagna dovrà consolidare e mettere in campo, non per questa legislatura, quindi andiamo oltre il tema del destino di ognuno di noi, ma al 2030, come l'agenda ONU prevede. Perché la società della conoscenza? Perché al di là di questa recessione che ci impone di recuperare posti di lavoro e far ripartire l'economia e le imprese, l'Emilia-Romagna è una terra, ma varrebbe anche per il paese, ma in particolare l'Emilia-Romagna, che ha il più alto negli ultimi 5 anni, ha superato persino Veneto e Lombardia come quota, ma nettamente Veneto e Lombardia, come quota pro capite di export, perché abbiamo eccellenti imprenditori con le loro maestranze che realizzano e progettano prodotti straordinari, ma nel mondo globalizzato la competizione ha tempi e velocità di adattamento e di innovazione sempre superiori a quelli dell'anno precedente, non solo dei decenni precedenti. Per fare questo serve che i saperi, la conoscenza, la cultura, la formazione diventino centrali in un paese che su questo, diciamoci la verità, nel corso della sua storia repubblicana non ha brillato per investimento e per appunto mole anche quantitativa di risorse investite. Siamo anche la regione che ha per quota pro capite il numero più alto di startup. Tenete conto che noi dentro al patto per il lavoro e per il clima sul tema della formazione della conoscenza ci metteremo idee,
ma poi dentro al bilancio e alla programmazione dei fondi europei metteremo parecchie risorse, e parte la programmazione settennale 2021-2027, appunto, come dico, le cifre tra pochi mesi per il nuovo settennato. Perché dobbiamo puntare sulla conoscenza? Perché questa terra ha vinto nel dopoguerra, diventando, da poverissima com'era, una delle regioni con la più alta qualità della vita tra le più alte nel mondo, perché ha investito sulla qualità. Qualità di quello che si produce, ma per produrre qualcosa di inimitabile o di difficilmente imitabile, serve la qualità di quello che si progetta, delle idee che vengono portate avanti, di quello che diventa sperimentazione, innovazione, eccetera, eccetera. E quindi su questo noi dobbiamo vincere, non vinceremo sul costo del lavoro o di unità di prodotto, perché ci saranno anche i prossimi decenni tante parti del mondo dove il costo del lavoro sarà più basso. Noi vinciamo sulla qualità, e su quello spesso abbiamo fatto e facciamo la differenza. Secondo punto, il tema delle start-up. Appena si potrà tornare a volare, noi riprenderemo una cosa anche qui inedita in questo paese. Noi 6 anni fa io volai a San Francisco a fare un accordo con la California, che se fosse uno stato indipendente sarebbe una delle comunque prime economie del mondo, laddove da decenni il cuore dell'innovazione attraverso la Silicon Valley ha saputo costituire uno dei punti più avanzati, se non il più avanzato nel pianeta. Noi abbiamo firmato un accordo per cui ogni 6 mesi, da 5 anni, le migliori startup giovani selezionate dall'Emilia Romagna andavano 15 giorni a nostre spese a stare sul posto, e si accorgevano loro, non io, che me ne intendo poco, che non c'è poi da avere così timori, perché le idee buone nascono anche qui. C'è un sistema differente dal punto di vista degli investimenti, dal venture capital ad altro, ma è nata da quell'esperienza un'associazione, Mindsetter, che riunisce decine di startup della nostra regione e che lavorano insieme e stanno crescendo, e noi li sosteniamo proprio per dare una mano ed essere un riferimento per coloro che vogliono far diventare poi la startup qualcosa di impresa in futuro. Terzo, ultimo punto e finisco. Innovazione significa guardare al futuro e non avere paura. Parlo della politica. In questi anni la politica in questo paese spesso si è ritrovata a dirsi: oddio, che paura che abbiamo per i posti di lavoro che si perderanno. Il 70% circa dei nostri nipoti e già diversi dei nostri figli faranno lavori che oggi non esistono, non che verranno adattati, proprio che non esistono. E sono lavori che derideranno dall'innovazione robotica, digitale, tecnologica. Ecco, un paese come il nostro, che ad esempio sul tema della digitalizzazione è 24esimo su 27 paesi dell'Unione Europea e finalmente da qualche anno sta invece investendo per ridurre questa distanza, noi al 2022, per gli accordi che abbiamo firmato con i ministeri, e ringrazio anche il governo, proprio pochi giorni fa, nel 2022 dovremmo diventare una regione coperta al 100% dal digitale, perché dobbiamo garantire a tutti, indipendentemente di dove lavorano, studiano o abitano, di avere le stesse opportunità di partenza. Bene, tra pochi mesi, qui a Bologna, in Emilia Romagna, a disposizione del paese e dell'Europa, arriveranno 2 macchine che ne fanno una, Leonardo, che è il supercomputer di calcolo tra i primi e più veloci al mondo. L'Emilia Romagna diventerà, tra i colossi cinesi e statunitensi, una terra in cui la competitività digitale sarà tra le prime. Io credo che questa è una grande opportunità. Abbiamo fatto una fondazione, la Big Data Foundation, non ne farà parte la regione, ma ne faranno parte università e imprese dell'Emilia Romagna, del paese, io mi auguro di tutto il mondo. Lo dico perché anche questo è un segnale dell'attenzione che vogliamo mettere al tema degli investimenti, laddove il mondo spesso, l'Europa in particolare, soprattutto il nostro paese, non ha guardato negli anni scorsi. Grazie, complimenti per quello che state facendo, e troverete sempre nell'Emilia Romagna un partner che vuole investire su questo per le ragioni che dicevo. Buon lavoro. Grazie Presidente, anche che bella questa notizia che ci hai confermato, un po' girava del supercomputer in arrivo di questa Big Data Foundation, credo che sia il progetto che segue il professor Patrizio Bianchi, se non sbaglio, tra gli altri, e grazie per questo intervento. Adesso abbiamo il Presidente della Camera di Commercio, Valerio Veronesi, che dovrebbe essere collegato, Camera di Commercio di Bologna. Presidente, anche, sì, buongiorno. Ti vedo. Mi sentite? Buongiorno a voi, sì. Mi sentite? Buongiorno, intanto grazie per avermi invitato, è un grande piacere essere qua perché voglio ricordare che
nel mandato. Tutte nuove aziende in arrivo per la Camera di Commercio, con tutte queste start-up. Poi speriamo che ne generino altre, anzi questo dovrà essere certo. Solo l'inizio. Io voglio solamente ricordare che all'inizio del nostro mandato noi ci siamo dati come missione le nuove generazioni. Non abbiamo parlato di digitalizzazione o export, che peraltro sono cose assolutamente fondamentali, abbiamo parlato invece del motore, non della benzina che servirà, abbiamo parlato del motore che sono le nostre nuove forze giovani, e in questo la Camera di Commercio si è impegnata a fondo per provare di dare tutte le opportunità ai giovani e a quelle imprese, a quelle start-up per le quali noi siamo molto famosi. Infatti voglio ricordare intanto che nel nostro territorio italiano noi siamo secondi solamente a Milano come numero di start-up generate, quindi come vedete siamo vicini al pensiero di questo premio per il quale vi faccio i complimenti, se non erro la 18ª edizione. Vedete, avere tante intelligenze riunite qua virtualmente è come se generassero poi quell'intelligenza collettiva che permette al nostro territorio di prosperare e a tanti start-upari di diventare poi dei veri imprenditori. Perché quello di cui noi abbiamo bisogno è questo. Noi non abbiamo bisogno di manager, noi abbiamo bisogno di imprenditori. Perché l'imprenditore è quello che ti sviluppa il territorio, è quello che ti fa nascere una piccola comunità, e da questa comunità si gemmano tante, tante prospettive di lavoro nuove, tante opportunità, tante idee, che è la merce, purtroppo, assente. Perché vi voglio ricordare che chi ha delle idee non ha paura di niente. Chi ha delle idee può andare avanti a spada tratta, a portare avanti il proprio pensiero, perché sa che comunque il patrimonio che ha dentro di sé è qualcosa che gli consentirà nella vita di ottenere quello che vuole. E allora noi non possiamo che farvi complimenti, perché indipendentemente da chi vincerà, poco importanza, qui ci sono degli imprenditori, delle persone che immagino nella stragrande maggioranza, anche in età abbastanza giovane, che hanno lanciato il sasso oltre la siepe, hanno deciso di fare impresa. Fare impresa è uno stile di vita, non è qualcosa che si impara a scuola, purtroppo ti puoi avvicinare, ma fare impresa, fare l'imprenditore, decidere di aprire una startup, vuol dire avere dentro di sé intanto una grande, enorme resistenza, perché non si finisce una startup in un anno, in due, in tre, è l'inizio di un percorso che spesso ti accompagna tutta la vita. Un percorso di grande intelligenza, un percorso di relazioni, un percorso che mi sento di dire io auguro ai miei figli, auguro a tutti quelli che hanno dentro di sé la volontà di dimostrare le proprie capacità. Per quello che riguarda il vostro premio abbiamo già detto le cose più importanti, voglio solo ricordarvi che quel vaccino che tanto aspettiamo alla fine è nato da questa azienda nella quale una startup di ragazzi turchi è diventata il principale artefice. Quindi forza, forza ragazzi e ragazze, forza a tutti voi che volete provare di aiutarci a cambiare questo nostro mondo, perché abbiamo bisogno che ci sia una spinta innovativa, abbiamo bisogno che voi decidiate di cambiarlo. Noi vi abbiamo lasciato un mondo così così, tocca a voi provare di migliorarlo. Grazie a tutti quanti voi. Grazie Presidente, hai citato uno dei tre vaccini finalisti, diciamo quelli che sono più promettenti in questo momento, quello che ha fatto in collaborazione con Pfizer dalla startup BioNTech, fatta da due immigrati turchi in Germania, una storia veramente molto bella che ci ha molto colpito. Tra l'altro tutta la storia dell'innovazione è costellata di momenti in cui si capisce il valore dell'immigrazione come strumento anche di arricchimento di tutti quanti, di arricchimento non dal punto di vista economico ma culturale, personale, spirituale anche. Quindi questa startup è stata sicuramente una delle storie più belle dell'anno. Grazie davvero. Adesso abbiamo tra l'altro un politico che di solito arrivano i politici, soprattutto quando arrivano da Roma dal governo, che portano i saluti istituzionali. In questi casi sono sicuro che Giampaolo Manzella farà di più, perché lui è sottosegretario di sviluppo economico, lo conosco da molto tempo ed è uno di quelli che l'argomento startup lo conosce, ha fatto la policy delle startup con grande successo prima nella provincia di Roma e poi nel Lazio,
e adesso sta seguendo appunto dalla sua posizione così importante al governo, sottosegretario di sviluppo economico, anche un anno importante, perché è l'anno in cui abbiamo visto finalmente all'opera il Fondo Nazionale Innovazione della Cassa Depositi e Prestiti ed è partita Eneatech. Quindi un anno importante sicuramente. Gianpaolo Manzella, benvenuto. Gianpaolo, sottosegretario, ci può dare il suo punto di vista autorevole su che anno è stato? Grazie. Gianpaolo, non ti sentiamo, credo, almeno io non ti sento, sei muto. Allora, eccomi qua. Moltissime grazie, sono molto contento di essere qui, è un premio nazionale, quindi un premio che parla a tutta l'Italia, che parla al mondo dell'università, al mondo della ricerca, al mondo dell'impresa, quindi mette insieme i diversi pezzi di quello che è l'ecosistema industriale su cui ci sta spingendo la Commissione europea. Io volevo dare ai 16 finalisti un'idea di quella che secondo me è stata negli ultimi anni la politica delle start-up, l'acqua nella quale si trovano a nuotare, perché vedete, la politica per le start-up è un piccolo miracolo italiano, nel senso che è una vicenda che più o meno da 10 anni, quasi 10 anni, qualunque sia il governo in carica, mantiene una sua coerenza, una sua unitarietà. Oggi ci sono alcuni soggetti che su questo lavorano, li ha citati prima Riccardo Luna, il Fondo Nazionale Innovazione, il Fondo Eneatech che è appena nato, che sono dei fondi con grandi risorse che devono fare cose semplici, aiutare a sviluppare un mercato del venture capital che aiuti idee come le vostre a diventare impresa, e dall'altra parte andare nelle nostre università, nei nostri centri di ricerca, capire quali sono le idee che possono essere valorizzate e in qualche modo portarle verso il mondo dell'impresa. Quindi è un'attività di istituzioni statali e, prima lo avete sentito anche da Bonaccini, istituzioni regionali. Quindi c'è un interesse molto forte delle amministrazioni su questo tema. Questo interesse si traduce cosa? In misure. Ci sono diverse misure che possono aiutare idee come le vostre a diventare impresa. È qualcosa che succede in tutto il mondo. In tutto il mondo gli ecosistemi startup hanno dietro degli stati, delle regioni che in qualche modo danno impulso a questi sistemi. E quindi guardate con attenzione alle misure di Invitalia, guardate con attenzione alle possibilità aperte dal Fondo Nazionale, guardate con attenzione alle misure messe a disposizione dalle regioni. Da ultimo mi chiedevate cosa è successo quest'anno. Io volevo segnalare due misure in particolare. La prima, un fondo di 200 milioni di euro per dare sostegno all'ecosistema startup in questa fase di difficoltà, una misura che ci porta in linea con quello che stanno facendo altri paesi europei sul punto. È un grande patrimonio, sta vivendo un momento di difficoltà, il governo è intervenuto per dare liquidità a questo sistema e aiutarlo in questa fase complessa. La seconda misura parla proprio al mondo degli incubatori da cui provenite o molti di voi provengono. Una misura che è stata appena approvata e che verrà pubblicata a giorni, se non ad ore, sulla Gazzetta Ufficiale, che è uno strumento per aiutare a comprare i servizi di incubatori, acceleratori, business angels, organismi di ricerca. Cioè l'idea che ci sono delle idee buone, degli spunti buoni, dobbiamo aiutarli a diventare impresa mettendoli in contatto con chi fa professionalmente questo mestiere, e così facendo diamo forza e contribuiamo a costruire l'ecosistema. Ci sono nuove sfide di fronte, a me fa piacere, anche perché finora siamo tutti maschi a parlare, che nella nuova legge sulla imprenditoria femminile abbiamo previsto di incentivare, di sostenere startup al femminile, perché sono ancora troppo poche, e questo è secondo noi un problema in prospettiva. Quindi non c'è solo una norma per sostenere l'imprenditoria femminile in questa legge di bilancio, ma c'è una norma
per aiutare le startup innovative a guida femminile. Finalmente vi voglio dire due piste di lavoro secondo me importanti, e vedo che anche la questa occasione la prende in considerazione. Secondo me noi dobbiamo lavorare sempre di più sull'incontro tra impresa media, grande e piccola con le start-up. A me ha colpito molto, parlerà dopo, ho visto Maurizio Marchesini, sono andato a trovarlo qualche mese fa, lui è uno dei leader mondiali nel packaging farmaceutico, e lui mi ha detto: Manzella, noi ormai dobbiamo essere competitivi con l'innovazione, la nuova tecnologia, per questo io collaboro con le start-up. Questa è una grande pista di lavoro sulla quale dobbiamo stare. La seconda parla a voi direttamente. Noi dobbiamo portare i valori di start-up e di impresa innovativa dentro la scuola e dentro l'università. Perché? Guardate, io quando ero assessore del Lazio facevo questi programmi per portare, insegnare ai ragazzi delle scuole superiori a fare startup, e i professori mi dicevano: vede Manzella, questa è una dei corsi che è stato più formativo, i ragazzi imparano a lavorare in team, i ragazzi imparano a guardare il mondo perché le loro idee le devono confrontare con quello che succede dappertutto, i ragazzi imparano a parlare in pubblico. E vedete, era abbastanza impressionante vedere questi ragazzi all'inizio del percorso formativo e alla fine. All'inizio erano titubanti, timidi, alla fine in giacca e cravatta si presentavano come CEOs di società che appunto guardavano al mondo. Ecco, io vi ho fatto questa carrellata perché secondo me è molto importante, voi siete all'inizio della vostra carriera, all'inizio della vostra attività, che voi sappiate che c'è un mondo e un sistema amministrativo, un'acqua che guarda con favore, non da oggi, ma da tempo a questo, e che continuerà a farlo. Quindi buona fortuna e buon lavoro.